Come si vede sta nevicando, è domenica, il 27, il 28 di ottobre, non è finito solo l'autunno, come regola dovrebbe durare ancora, ma in questo caso più che altro sono finiti i funghi. La temperatura non si vede, ma chiaramente quando nevica è 0 gradi. L'Italia sta tremando tutta per il maltempo, per il freddo, per le alluvioni, no, c'è uno tsunami, una tempesta tropicale, un cataclisma, terremoti. Di cosa si tratta? Si tratta di un uomo solo al comando. L'Italia è fatta di 60.000 persone, 59.999.999 stanno tremando per l'ira funesta che il rimanente sta attuando, sta minacciando. Si ritorna agli Achei, l'ira funesta che tanti lutti addusse agli Achei. Sta minacciando fuoco e fiamme, sta spaventando i figlioli, i bambini, le donne in gravidanza. Ma che vuole? Ma mi dici che vuoi? Ti hanno condannato dopo una trentina di processi che sono caduti in prescrizione, nei quali ti erano sempre visto imputato con fondati motivi e ragioni di condanna. Uno, che non ti è andato bene semplicemente perché ha resistito alla prescrizione, te cosa fai? Minacci. Ma cosa minacci? Ritorni. Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma cosa fai? Sei un uomo finito, rissoso, iracondo. E chiaramente lo sai come potresti e dovresti risolvere il tuo problema? Ce n'è uno e uno solo, dovresti agghindarti tutto come fai quando hai bisogno di esternare certe situazioni, metterti di fronte a un maxi specchio e cominciare a darti degli schiaffi, ta 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 ta, come a dire sei te l'unico responsabile di tutto quello che è successo, prenditi a schiaffi di fronte allo specchio. Perché è quella l'immagine del colpevole. E lo sei. Diceva bene Montanelli quando diceva che te riuscirai a smentire non solo il vero, ma anche quello che è accaduto un attimo prima, pur di dare la responsabilità e la colpa agli altri. A non salutarci.